Bella a tutti compagnia, qui il vostro Killzone che vi parla, bentornati con un nuovo video. Ragazzi, finalmente il giorno è giunto, è stato annunciato il nuovo Battlefield. Oggi ragazzi vi porto un video analisi per quanto riguarda il live streaming reveal di Battlefield 5 e il trailer che hanno rilasciato durante questo streaming. Parto subito col dire che è stata confermata l'ambientazione sulla seconda guerra mondiale. Dunque niente V per Vendetta, V per Vietnam, V per epoca romana. No, sarà ambientato nella seconda guerra mondiale. Durante la streaming di presentazione hanno annunciato davvero un sacco di novità. Partiamo dalla notizia secondo me più importante che hanno annunciato, ovvero la cancellazione del Premium Pass. Difatti hanno comunicato che in questo capitolo di Battlefield tutti i DLC e i contenuti che verranno rilasciati dopo l'uscita del titolo saranno gratuiti per tutta la community, proprio perché a detta della DICE hanno capito, direi anche finalmente, che il Premium divide troppo la community. E per me già qui DICE ha vinto su tutto, perché già avevano fatto passi da giganti su Battlefield 1 introducendo Amico Premium, ma finalmente in questo nuovo Battlefield hanno deciso di eliminare il Premium. Per quanto riguarda invece la data di uscita, si parla del 19 ottobre e attualmente è stata presentata solamente la Standard Edition e la Deluxe Edition. Una cosa molto importante che ho notato guardando la Deluxe Edition è stata la conferma di Battle Pack, perché prenotando appunto questa Deluxe Edition otterremo dei lanci aerei, che praticamente sono dei Battle Pack dove al loro interno troveremo un oggetto di personalizzazione. Personalizzazione che a detta The DICE in questo titolo sarà davvero enorme, perché difatti durante la conferenza gli sviluppatori hanno detto che in questo Battlefield vogliono offrire una personalizzazione tale da rendere ogni personaggio unico, ovviamente precisando che le personalizzazioni saranno solamente per puro aspetto estetico. Inoltre è stata confermata il ritorno della campagna single player War Stories, dove attraverso gli occhi di uomini e donne vedremo la storia della seconda guerra mondiale sotto vari aspetti, con varie ambientazioni, ad esempio paesaggi della Norvegia fino al deserto dell'Africa. Un'altra novità davvero molto importante che hanno annunciato durante la diretta è stata la nuova funzione chiamata Fortifications, dove praticamente hanno spiegato che in questo Battlefield durante la partita potrete fortificare, ovvero proprio costruire delle fortificazioni, ad esempio creare dei piccoli muri con sacchi di sabbia oppure trasportare cannoni e così via, per rendere il gioco più dinamico e più strategico. Un'idea che personalmente trovo davvero fantastica, solo che effettivamente ancora non si è visto quasi niente di questa Fortifications, dunque non si sa con esattezza quanto ci metti tu a costruire quella determinata cosa, se bisogna farlo in più persone, se cambia appunto anche il tempo di costruzione, se fatto da soli o se fatto in compagnia. Insomma, come per tutto il resto, bisogna solamente aspettare e vedere. Un'altra novità di rilievo è stato l'annuncio del nuovo sistema di progressione, perché in questo Battlefield 5 DICE ha studiato un sistema nella quale la progressione della vostra classe si adatta al vostro stile di gioco, andando a sbloccare delle specializzazioni in base a come voi giocate e alle armi che utilizzate, così anche da riuscire a differenziare i vari stili di gioco di ogni persona. E questo sistema funzionerà anche per i veicoli, potrete personalizzare i veicoli rendendoli unici e adatti al vostro stile di gioco, un po' come le varianti di Battlefield 1, dove c'è la variante anti-tank o la variante di supporto che può sganciare rifornimenti medici e di munizioni per terra. Ah ecco, mi stavo dimenticando che hanno anche presentato una modalità cooperativa chiamata Combined Arms, dove in poche parole potrete formare una squadra di 5 persone, selezionare le regole che volete e giocare nelle mappe sandbox di Battlefield 5. E da quello che ho capito, praticamente gli obiettivi della partita ve li creerà il gioco ogni volta in modo randomico, per far sì che questa modalità non diventi troppo ripetitiva. Anche questa personalmente la trovo una notizia molto carina e non vedo l'ora di poterla vedere come sarà strutturata. Siccome che io non mi sono scritto niente, sto andando tutto a memoria e a prime impressioni, mi sono ricordato adesso un'altra notizia davvero molto importante, ovvero la funzione della rianimazione e dei punti ferita, perché difatti in questo Battlefield 5 chiunque potrà rianimare i propri compagni. Ebbene sì ragazzi, avete sentito bene, non che questo elimini completamente i medici, semplicemente quello che differenzia un medico da una persona normale sarà il tempo di rianimazione e la quantità di vita che darete alla persona che andrete a rianimare, perché in questo nuovo titolo non ci saranno più siringhe, ci sarà una vera e propria animazione per la rianimazione, rendendo un po' più rischioso rianimare i propri compagni. Io personalmente la trovo una notizia davvero splendida, perché col fatto che tutti potranno rianimare non ci saranno più quei rompipale che diranno ma i medici non rianimano mai, dunque addio ai meme sui medici. Piccola annotazione che mi stavo dimenticando, hanno spiegato anche che quando voi sarete atterrati ci sarà anche un'altra animazione nella quale potrete trascinare un compagno in salvo. Ad esempio, se voi morite in campo aperto, un compagno di squadra può venire, prendervi, trascinarvi dietro una roccia e rianimarvi, cosa davvero molto utile e sensata per il fatto che appunto adesso ci sarà un'animazione e non più una siringata e via. E questo era tutto quello che hanno presentato durante la diretta del reveal di Battlefield 5. Ora vorrei analizzare velocissimamente insieme a voi il trailer che hanno rilasciato a fine conferenza.
perché anche se è un trailer ultra mega pompato, si possono vedere tanti dettagli che vi fanno vedere le novità di questo titolo. Partiamo dalla cosa che ha fatto scaturire l'ira di certe persone. A inizio trailer si vede una donna la quale manca un braccio e al suo posto è stata posizionata una protesi. Questa ha fatto scaturire l'ira di parecchie persone. Persone, secondo me, abbastanza ignoranti, perché potrei giustificare il fatto che comunque le donne erano poco presenti durante la seconda guerra mondiale, ma giustamente DICE offre la possibilità di utilizzare vari personaggi per offrire appunto varietà. Ma il fatto che la gente critichi quella protesi dicendo a quell'epoca non esistevano... Ragazzi, fatevi un ripasso di storia. Il fatto che normalmente non mandavano soldati in guerra con le protesi, ok, ci sta, ma effettivamente esistevano. Per quanto a molte persone ha irritato questa cosa, ragazzi, gli sviluppatori, prima di fare una cosa, la studiano, come hanno anche fatto per Battlefield 1. Dunque, personalmente, non trovo nulla da ridire per quanto riguarda la scelta di DICE. Anche perché è una cosa estetica. Se ti piace, la metti, se non ti piace, non la metti, fine. Comunque, andando avanti, subito dopo si vede un soldato che, salendo le scale, rischia di essere ferito da dei proiettili che perforano il muro. Questa è un'altra novità di grande rilievo, perché quelli di DICE hanno confermato che finalmente la balistica dei proiettili avrà rilievo sui muri. Difatti, in base all'arma e al calibro dell'arma, riuscirete a perforare determinati muri creando dei veri e propri buchi, un po' diciamo alla stile Rainbow Six Siege, cosa davvero molto utile perché diventerà davvero molto facile stanare i camper dentro le case. Subito dopo si vede un soldato a terra che dovrebbe farti capire più o meno come funziona il nuovo sistema di rianimazione, e poi arriviamo al primo momento what the fuck del trailer, dove si vede un soldato con una katana sulle spalle, cosa che va a confermare una varietà delle armi corpo a corpo. Vediamo poi il soldato con la katana affacciarsi alla finestra e vedere due carri armati color verde. Quei carri armati mi sono fatto dire da un iscritto del gruppo di WhatsApp, che per chi non lo sapesse, sì, ho un gruppo WhatsApp con gli iscritti del canale, mi ha detto che quei due carri armati sono dei Churchill MK8 dell'esercito britannico. Un'altra cosa molto figa che si vede nel trailer è il fatto che il soldato con la katana, una volta visti i carri armati, si gira, corre verso la finestra e la sfonda saltando. Cosa che, se diventa effettiva, rende molto più veloce l'azione di gioco, perché in Battlefield 1, prima di poter uscire da una finestra, dovevate star lì a romperla con l'arma corpo a corpo. Subito dopo vediamo la cosa più figa del trailer, ovvero i due carri armati passano letteralmente attraverso la casa demolendola completamente. Andando avanti nel trailer possiamo notare l'arrivo del primo mezzo di trasporto, ovvero una moto militare chiamata Kettendreck, nella quale sale la donna cecchino, e durante il viaggio possiamo notare tre cose davvero fondamentali. Prima di tutto l'easter egg sulla soundtrack di Battlefield film 1942. La seconda cosa che possiamo notare è un carro armato britannico chiamato Valentine che trasporta un'antiaerea che non mi ha saputo dire il nome Orgel. E io personalmente penso che quell'antiaerea sia una delle modifiche disponibili per quanto riguarda la classe del carro armato. Oppure semplicemente fa parte della fortification, che dicono appunto che potrete trasportare l'artiglieria. L'ultima cosa che potete notare durante il tragitto è la presenza di un carro armato tedesco, ovvero il Tiger One. Dunque, a tutti gli effetti, in questa mappa giocheremo britannici contro tedeschi. Subito dopo possiamo notare un po' di distruzione, con le macerie che vi cadono addosso, fino allo schianto di un aereo tedesco. Aereo tedesco perché si riconosce la croce nera che ci sta sul fianco dell'aereo. E l'aereo in questione si chiama Messerschmitt BF-109. E qua arriviamo al colpo di scena, perché di fatti compare la HUD di gioco, giusto per farci capire che siamo durante una partita, dove si vede il soldato che raccoglie da terra un MG-42. E qua possiamo notare due cose molto importanti. Davanti a noi possiamo notare che due soldati stanno costruendo un muro di sacchi di sabbia. Dunque quella potrebbe essere gli effetti la funzione di fortifications. E la seconda cosa che potete notare è che dalla vostra sinistra arriva un soldato che vi lancia un caricatore per la vostra arma. Questa potrebbe essere appunto una delle nuove funzioni per quanto riguarda l'interazione tra giocatori, perché come detto appunto da DICE, ci saranno sì i kit medici e i kit di munizioni, ma per raccogliere effettivamente delle munizioni non vi basterà avvicinarvi, dovrete letteralmente interagire con esse. E secondo me la classe del supporto potrà appunto lanciare un caricatore ai propri compagni per donare munizioni. Subito dopo vediamo il soldato arrivare diciamo nel campo di battaglia, dove possiamo notare il passaggio di aerei, carri armati, soldati nemici. E qua possiamo notare uno dei nuovi movimenti di questo titolo, ovvero la scivolata a terra, dove praticamente il soldato scivola in avanti fino a distendersi per terra pancia in su. E signori, qua arriviamo al secondo momento what the fuck del trailer, perché finalmente scopriamo due nuove feature di questo titolo. Finalmente, grazie DICE per aver esaudito i nostri desideri. Quante volte ci è capitato su Battlefield 1 di morire da delle granate lanciate a caso che non potevate evitare? Ebbene,
finalmente in questo maledetto titolo possiamo rilanciarle indietro. E il momento WTF è stato vedere, confermato anche da DICE, che ci sta la possibilità di sparare al volo ad una granata. Nel trailer difatti si vede che un soldato rilancia indietro la granata e il nostro protagonista spara quella granata disattivando un aereo che stava passando in quel momento. Cosa indubbiamente molto figa, ma penso impossibile da realizzare in partita. Comunque appunto poi il nostro protagonista si gira, lo vediamo far fuori un paio di persone con la sua mitragliatrice e successivamente poi con la pistola, fino all'arrivo di un missile V1 tedesco, che da quanto confermato da DICE, i capi squadra in questo Battlefield 5 avranno un ruolo fondamentale, perché totalizzati determinati punti, il capo squadra potrà richiedere determinati aiuti, come ad esempio il razzo che si vede nel trailer. E una cosa che mi ha stupito davvero tanto, e che spero che venga introdotta nel gameplay, è il fatto che quando esplode il missile, l'onda d'urto faccia cadere a terra i soldati. Questa cosa renderebbe il gioco davvero molto più realistico, e allo stesso tempo molto più difficile, perché dovremo stare attenti alle grosse esplosioni. Arriviamo al pezzo che si era visto nel teaser rilasciato, se non sbaglio, lunedì o martedì, nella quale si vede un soldato che indica con il dito di far silenzio al nostro protagonista. E in conclusione vediamo dei ieri passare sopra di noi con dei soldati che si stanno paracadutando. E così finisce il trailer di Battlefield 5. Che dire, questo nuovo Battlefield si presenta davvero con tantissime novità, molte delle quali a parer mio azzeccatissime. L'unica cosa che mi ha stranito di tutta questa reveal è stata proprio il trailer, perché DICE ci ha sempre abituati a dei trailer cinematografici con canzoni orchestrali o comunque canzoni molto adrenaliniche che vanno a mostrare un po' quello che è il titolo nella sua forma più pompata possibile. Per quest'anno DICE ha fatto uscire un trailer molto frenetico, quasi caotico, ma che riesce nel suo piccolo a mostrare in poco meno di 2 minuti quasi tutte le nuove funzioni che hanno introdotto in questo capitolo. Ma analizzando velocemente il trailer, riusciamo sin da subito a capire l'impronta che questo Battlefield vuole mostrare, ovvero la personalizzazione, la distruttibilità, un alto ritmo del gameplay e soprattutto tante nuove meccaniche. Dunque, mi ha colpito questo Battlefield? Sì, davvero tantissimo. Speriamo solamente che da qui all'uscita del titolo, DICE riuscirà a dimostrare anche a quelli più scettici che questo Battlefield 5 mantenga le origini dei suoi predecessori, ovviamente rinnovandole. Davvero, ottimo lavoro DICE, e noi adesso dobbiamo solamente aspettare la open beta che si terrà quest'estate. Detto questo ragazzi, il video finisce qua. Spero tanto che questo video analisi vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. In tal caso invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi voi cosa ne pensate di questo Battlefield 5. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dalla pagina Facebook, dal canale Telegram che trovate tutto sotto in descrizione. Io come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video, sempre by Bad Company Italy.